era solo un gioco per dimostrarvi, insomma, quanto in realtà mi importi del fatto che vi piacciono i miei tutorial e sono, diciamo, l'unica motivazione per cui continuo a produrli. Ho visto delle proposte interessanti sui tutorial che molto probabilmente farò nel pomeriggio. Ora invece volevo farvi un discorso più in generale su quello che è il posizionamento delle casse, e in realtà c'entra anche un po' la distanza del microfono dalla sorgente sonora. Insomma, adesso vi spiego, magari farò apparire delle immaginette per farmi capire meglio. Ogni sorgente sonora ha un punto in cui il suono si struttura, quindi non sempre, diciamo, il suono è subito pronto un centimetro dopo la sorgente del suono. Questo succede anche con le casse. Quindi la prova che vi invito a fare è di prendere il vostro monitor, la vostra cassa, insomma, dove lavorate di riferimento, mettervi a un centimetro e poi gradualmente, praticamente, allontanarvi dalla sorgente sonora fino a che trovate il punto in cui suona meglio. Purtroppo non ci sono delle misurazioni, non potete fare questa misurazione in modo scientifico, perché ogni cassa chiaramente ha il suo, diciamo, ha la sua distanza perfetta, dove il tweeter è in fase col cono, o che ne so, il woofer è in fase col mid, che poi è in fase col tweeter. Dovete proprio trovarla, e quindi una volta che vi allontanate trovate un punto dove tutto è più a fuoco, tutto è più preciso, le basse sono, dopo le basse, vabbè, dipende un po' più dall'ambiente, però mediamente, se ascoltate le voci ad esempio di una buona canzone come può essere Come Away With Me di Norah Jones, quando la voce trasfuocata e adimensionale diventa a fuoco, quella è la distanza. Questo chiaramente in mono, con una cassa sola dovete farlo, cioè staccatela proprio l'altra. Una volta che avete trovato questa distanza, la misurate, quindi vi fate aiutare da un amico, prendete il metro e andate proprio da lì al tweeter, proprio dritto alla cassa. Una volta che avete questa misura, la disposizione perfetta delle casse in ambiente è un triangolo equilatero. Quindi voi prendete la misura che avete, quella misura sarà molto vicina alla distanza che dovete tenere tra le vostre due casse. Dico molto vicina perché in realtà poi l'ascoltatore non si mette sul punto preciso dell'incrocio tra le due diagonali del triangolo, ma si mette una trentina di centimetri più avanti, un filo più avanti. Questo aiuta ad aprire un attimo l'immagine stereo. Anche quella però, diciamo, è una misura abbastanza personale, quindi diciamo che io vi consiglio di mettervi sull'incrocio delle due diagonali o un filo più in avanti, anche se poi tante volte, se ci pensate, quando lavorate poi siete sempre un filo più in avanti, quindi diciamo che non sono comunque quelli centimetri che contano, quelli del pisello contano ad esempio. Detta questa stupidata, questo è il modo di capire dove mettere le casse, almeno il primo step. Poi tutti gli altri step sono ad esempio l'ambiente che vi circonda, quindi più prendete delle casse grandi, più vi accorgerete che questo punto di fuoco è lontano. Più siete lontani dalla cassa, più le riflessioni dell'ambiente attorno alla cassa saranno molto influenti sul suono. Quindi se avete un ambiente piccolo e poco diciamo trattato acusticamente, è un'ottima cosa prendere delle casse più piccole e stare più vicino, perché è inutile avere delle 8X che sono, cioè hanno un sto 8 pollici gigante, e poi non avere una stanza trattata e quindi avere il punto di fuoco distante, stare indietro e sentire tutte le riflessioni del mondo, che quelle chiaramente non vi faranno mai fare delle buone scelte in mix. Questo è, diciamo, il mio consiglio personale per la disposizione delle casse, diciamo, in ambiente. Detto questo, c'è anche un altro fatto, perché era troppo semplice. Alcune casse chiaramente si comportano un po' diversamente anche sul fattore dell'immagine stereo. La prova principale che dovete fare è che se le avete messe nel punto giusto, alla distanza giusta tra di loro, e voi siete nel punto giusto, se mettete in mono la vostra traccia, il rapporto tra voce e base non cambierà. Quindi, più che tra voce e base, tra gli elementi centrali del vostro mix e gli elementi laterali. La cosa più facile da fare è mettere due note vicine, che ne so, un do e un sol, o un do e un mi, una pannarla tutta a sinistra e una pannarla in centro. Se il vostro sistema è corretto, in mono praticamente il rapporto tra le due note deve rimanere uguale. Questo mix è molto importante perché tantissimi ascolti sono mono. Se pensate al telefonino, il portatile, sì, è stereo, ma è praticamente mono, è troppo vicino per dare una vera immagine stereo. Quindi se il vostro mix non è corretto in mono, non suonerà bene ovunque. E quindi, oltre che a provarlo con il mono, cioè il tastino su Reaper, sul master, che fate pic e lo mettete in mono e ascoltate in mono come uscirà la vostra canzone, è molto importante che anche quando lavorate in stereo sia comunque mono compatibile. Quindi che se mettete in mono non avete un bilanciamento totalmente diverso. Attenzione che alcune basi, se mettete molti effetti,
effetti tipo reverb. Ad esempio i reverb si asciugano sempre, ma è un problema di fasi. Però diciamo che il rapporto generico tra la voce e la base in mono non deve cambiare, e anche nelle vostre casse, cioè quando passate da mono a stereo non deve esserci un totalmente diverso rapporto di proporzioni. Potrà esserci chiaramente un po' più di base perché si sentirà meglio, il vostro cervello poi la può spazializzare, però non può essere una cosa totalmente diversa, che è una cosa che purtroppo vedo in molti studi. Mettono le casse molto larghe, quindi il centro, cioè la voce, è un pochino più affievolita, e poi quando vai in mono ti accorgi che hai la voce a cannone e la base non si sente. Vedesi il pop italiano. Questi erano i miei consigli di oggi. Adesso magari questo pomeriggio ce l'ho libero, è l'1:20, quindi magari farò qualche altro tutorial. Mi avete dato degli ottimi spunti, continuate a scrivermi, perché tante volte i problemi di alcuni possono essere i problemi di tutti, e i tutorial per uno può essere un ottimo tutorial per tutti. Quindi vi auguro buon Natale a tutti, è presto, però fa niente. Buon Natale, fate bravi, bevetevi una birra anche per me, e a presto per dei nuovi tutorial in macchina, chiaramente, non più così discorsivi. Grazie ancora a tutti.